Siamo con Laura Tibaldi nella giornata che finalmente inaugura la prossima stagione teatrale qui al Teatro Parioli Peppino De Filippo. L'altra parte, l'altra metà del cielo. Quanto conta, Laura, la sua presenza, la sua professionalità e soprattutto l'affetto che dà al grande maestro Luigi De Filippo nella direzione, semplicemente nella direzione artistica, e non è poco. No, la direzione artistica è interamente sulle spalle di Luigi ed è lui soltanto responsabile delle sue scelte. Io non sono, diciamo, il braccio operativo, come sempre, sia come con la produzione, da quando abbiamo cominciato da più di 20 anni la produzione insieme, sia dalla gestione del teatro, che è da 6 anni quasi. Ci sono sempre, condivido soprattutto quello che lui sceglie e decide, perché credo, i dati ci danno ragione, che le sue scelte sono vincenti. Cioè, il teatro deve essere aperto a tutti, sono pienamente d'accordo, si devono fare programmi anche un po' più aperti, ma aperti ai giovani, aperti a far a piacere questo tipo di spettacolo e di, diciamo, questo ramo della cultura che non è molto sviluppato in Italia, dove i soldi, i finanziamenti sono sempre pochi. Non sono d'accordo sul teatro d'avanguardia perché non incontra. Io sono di una generazione dei teatri delle cantine e mi rendo conto che hanno prodotto poco, molto molto poco, e purtroppo sulla scena un Carmelo Bene oggi non c'è. E gli scimmiettamenti non sono mai stati fatti bene. Noi siamo una nazione con una cultura di un certo tipo, con una identità che non dobbiamo assolutamente perdere, ma soprattutto siamo una nazione basata sulla famiglia. E quindi, se non si discute di famiglia, di che altro vogliamo discutere? Si discute nel bene, nel male, ridendo, scherzando, dal dramma al divertimento, ma di quello che è il pilastro della nostra ragione di esistere in questo stivale. L'innovazione soprattutto nel solco della tradizione, cercando fondamentalmente di attirare i giovani che sono il nostro futuro, che non conoscono il teatro nella maniera come ci hanno insegnato, come in qualche modo abbiamo imparato noi. Un tempo c'era anche la televisione che aiutava in questo, adesso ormai la prosa è sparita. No, la prosa non è sparita, la prosa la fanno su Rai 5 e fanno una prosa di un certo tipo, per carità, c'è di tutto, quindi si può scegliere, però non è giustamente supportata. Insegnare ai ragazzi ad andare a teatro, però sinceramente andare a teatro ma vedere cose che i ragazzi sono disposti a vedere, altrimenti si annoiano e non tornano più. Questo è il grande rischio che si corre. Voi avete dato un segno fondamentale, lo dicevo prima al maestro, fondando questa compagnia di giovani attori napoletani. Noi abbiamo sempre avuto una compagnia di giovani attori napoletani, ma ne abbiamo anche un'altra di giovani. Ora, dopo la conferenza stampa, scoprirà le sorprese. Oh, grazie mille, grazie per la sua squisita gentilezza, grazie anche a lei, grazie mille.